E adesso è ora del momento di un look per il cocktail. Io inizierei sicuramente con un prodotto che mi rende la pelle estremamente luminosa. Andiamo ad applicare il nostro primer illuminante. Prendiamo una dose del prodotto e lo andiamo a stendere direttamente con le mani al centro del nostro viso, creando quindi un cono di luce che ci permetterà sotto le luci artificiali di essere sempre splendenti. In più il primer fa durare di più il nostro make-up. Ora andiamo ad applicare il fondotinta giusto per la serata. Io ho scelto per me il CC Protective Foundation. Per il mio incarnato il colore perfetto è il numero 10 Ivory. È un fondotinta setoso, fondotinta stick, un risultato veloce e intenso. Mi permette di avere un trucco perfetto e un'applicazione rapidissima. In questo caso preferisco stendere il fondotinta con le mani, ha un'azione anche levigante e non ci dimentichiamo il suo fattore di protezione 15. Avete voglia di togliere quel velo di stanchezza intorno agli occhi? Con il Magic Concealer potete ottenere tutto questo. Un gesto veloce che ci permette di avere un risultato luminosissimo nella zona del contorno occhi, sull'arcata e intorno alle labbra. Stendo il prodotto picchiettando. Adesso andiamo a fissare il trucco del viso con la nostra cipria Naked. Ci permette di modulare il colore. Utilizzerò le due tonalità più scure. Con il suo pennellino stendo con movimenti circolari il prodotto. Con la parte chiara della Naked posso anche creare un effetto luce sull'arcata. Ora ho voglia sicuramente di dare un pochino di colore. Ho scelto per me la terra numero 1. Vado a scolpire il viso. Termino il risultato viso con un fard in crema, il numero 02. Questo per avere un effetto benessere dei nostri zigomi. Quello che in francese chiamano effetto bonbon. Per un trucco da cocktail perfetto, non vi dimenticate mai di sottolineare le sopracciglia. Andiamo a farlo con la nostra matita sopracciglia. Il colore è il brunette. Cerco di creare dei piccoli segnetti che mi consentono di avere l'effetto del pelo. Questo per rendere più lucide le sopracciglia e rendere gli occhi più definiti. Per avere un risultato veloce e facile ed un trucco perfetto degli occhi, Essential ha pensato per noi ad un prodotto in crema, un ombretto che ci permette di avere un'applicazione rapida direttamente con i polpastrelli. Per me, per questa serata, ho scelto lo 07. Vado a scaldare il prodotto e lo applico in maniera generosa su tutta la palpebra mobile. Una volta che il prodotto sarà perfettamente assorbito, il nostro risultato sarà perfetto, perché questo ombretto è resistente all'acqua. A questo punto dobbiamo però dare un pochino di profondità, quindi riprendiamo il nostro fard, ritorniamo al nostro 02 e andiamo a creare una leggera ombra tra la palpebra mobile e la palpebra fissa. La nostra base è pronta. Come scolpire e definire i nostri occhi? Attraverso un eyeliner. Per la mia serata cocktail ho pensato di applicare Easy Miracle Eyeliner di colore black. Questo perché mi definisce di più lo sguardo e intensifica comunque le nostre ciglia al momento dell'applicazione del nostro mascara. Prima dell'applicazione del mascara mi sento di consigliarvi un prodotto molto particolare della linea Essential. Questo
È un vero e proprio trattamento nutritivo per le ciglia. Ci permette di pettinare perfettamente le nostre ciglia, di nutrirle e di allungarle. Quando l'applichiamo, ha un leggero effetto bianco, proprio perché è una vera e propria crema. Possiamo terminare il nostro look degli occhi con il mascara volume. Andiamo a lavorare molto bene le nostre ciglia dalla radice. Vi consiglio sempre di fare un secondo passaggio. Il nostro trucco degli occhi è perfetto. Ora pensiamo alle labbra. Che cosa usare? Matitone labbra di Essential. Per la mia serata ho scelto il numero 10 Malibu. La caratteristica di questo matitone è la sua versatilità. È un prodotto che possiamo applicare in ogni momento anche senza lo specchietto e lo possiamo tenere tranquillamente nella pochette da ritoccare dopo un cocktail. Per delle labbra perfette per questa serata ho scelto il matitone numero 10 Malibu. Mi consente di avere un risultato immediato, labbra perfette, levigate e morbide, veramente a prova di bacio. Voi avete pensato che il trucco è finito qui? Non vi dimenticate mai che un uomo guarda le vostre mani. Per le mie mani, per questa serata, ho scelto la lacca per unghie numero 50 Bouquet. Essential Professional Makeup.